piaciuta molto, mi è piaciuto, sono piaciuti due aspetti. Il primo, comunque, il riconoscimento che l'Italia ha reagito bene agli shock drammatici che abbiamo avuto, dalle crisi finanziarie, debito sovrano, pandemia, crisi energetica, guerra. Anche un riconoscimento che le imprese hanno fatto meglio, si sono ristrutturate, però dall'altra parte anche un grande richiamo a investire tutti sul capitale umano e soprattutto sui giovani. Questo è il grande tema, dobbiamo lasciare un'Italia e un mondo migliore ai giovani. E poi anche il tema che io condivido, che in questa epoca di maggiore regionalizzazione, chiusura dei mercati, dobbiamo mantenere un'apertura dei mercati, di globalizzazione, perché un eccesso di chiusura non fa bene all'Italia, non fa bene alle imprese, non fa bene ai cittadini. Dove ci sono concorrenza, i prezzi stanno già calando. Nel mio settore, l'acciaio, quello delle materie prime, il prezzo sta già molto calando. Chiaramente nessuno deve approfittare di questa situazione, quindi le imprese devono, come dire, mantenere una condotta corretta, ma ripeto, chi vive in concorrenza già lo fa. Credo che sia anche molto importante nelle negoziazioni sui salari, il governatore ha detto guardate avanti, non guardate all'inflazione del passato, perché se ci dovesse essere un'inflazione che continua a crescere perché crescono i salari, questo porterebbe una maggiore inflazione, quindi attenzione da parte di tutti. Il governatore ha detto sì al salario minimo, voi di Confindustria? Ma guardi, noi lo condividiamo, semplicemente diciamo che in Confindustria tutti i contratti sono nettamente superiori al salario minimo, quindi là dove invece ci sono situazioni che il governatore ha richiamato di salari molto molto bassi, bisogna agire su questo, io sono d'accordo, però non riguarda il mondo dell'industria. Cosa pensa di eventuali dazi ambientali proposti al ministro Urso? Ma guardi, in Europa già si sta parlando di questa CBAM, no? Che sarebbe questa, diciamo, questa dazio da pagare alle frontiere europee per prodotti che hanno un contenuto, diciamo, carbonico, di emissioni carboniche più alte. Questo credo che vada bene, sia corretto, se c'è un grande sforzo da parte dell'industria europea nel farlo è importante. L'importante è che però questi non diventino protezione, devono essere una vera protezione per chi fa riduzione delle emissioni di CO2, ma non deve essere una protezione to court, senza considerare questo aspetto della transizione ecologica. Fatto nel modo giusto, lo condivido e credo che sia molto utile per tutelare le imprese europee che devono investire moltissimo e vogliono investire moltissimo in transizione ecologica.